amici, continuiamo a raccontarvi il mese di dicembre nel nostro campus. Ancora molti sono gli appuntamenti in programma. Iniziamo dalla cena organizzata dalle piscine per il tradizionale scambio di auguri tra lo staff e i clienti. Ecco l'intervista al direttore delle piscine, Giambattista Nicolini. Grazie per la linea, ci troviamo qui con il direttore delle piscine per sentire le ultime novità. Buongiorno Giambattista, com'è andata la cena fra lo staff e i clienti? Buongiorno, quello della cena di Natale è diventato ormai un appuntamento molto importante, molto sentito, non solo da noi dello staff ma anche dai nostri associati. Venerdì ci siamo trovati e eravamo in oltre 120, è stata una serata veramente molto bella, trascorsa in amicizia, ormai i nostri associati sono degli amici con i quali vogliamo stare oltre che nei momenti dei corsi anche al di fuori, ci siamo scambiati gli auguri di Buon Natale, è stata veramente una bella serata. Vediamo che ci sono dei lavori, che cosa sta succedendo? Il progetto che sta investendo l'area estiva è un progetto molto ambizioso, interviene sulla vasca estiva, questa realizzazione ci consegnerà una vasca completamente rinnovata, avrà delle profondità sensibilmente cambiate, sono state calcolate per rispondere ad un'ottimizzazione sulle nostre attività che sono il nuoto e anche il fitness, quindi saranno profondità che consentiranno di lavorare e di ottenere performance più alte. Ecco, un'altra caratteristica della nuova vasca sarà quella di essere illuminate, quindi di consentire anche il nuoto nelle ore serali, sarà un altro aspetto interessante della nuova vasca. Ecco, poi questo intervento, oltre che sulla vasca estiva, prosegue anche, come potete vedere alle nostre spalle, sul completo rifacimento degli spogliatoi. La novità sarà quella di creare degli ambienti più rispondenti ai bisogni dei nostri associati. Un'altra novità molto importante che siamo convinti incontrerà il gusto dei nostri, il gradimento dei nostri associati, sarà quella di aver creato una nuova zona bar che sarà utilizzato nelle ore diurne e nelle ore serali, perché è anche nostra intenzione allargarne l'utilizzo anche in momenti serali con eventi aperitivi, happy hour e feste serali. Grazie per il servizio, Alessandro. Anche alla scuola dell'infanzia i bambini e gli insegnanti sono in fermento per la preparazione dello spettacolo di Natale. Il mese di dicembre per le coccinelle della sezione primavera è stato interamente dedicato alla scoperta dei personaggi del presepe. Si è tentato di dare valore alla bellezza dell'attesa e soprattutto alla gioia della festa di Natale con la nascita del bambino Gesù. Nella scuola non potevano mancare inoltre gli addobbi natalizi nati dalla fantasia e creatività di insegnanti e bambini. Preparando la capanna di Gesù e Maria. L'avvento è il primo segno dell'attesa. I personaggi Alice e Marco da tempo stanno accompagnando i bambini al giorno del grande evento attraverso delle tappe che corrispondono a degli impegni per preparare il loro cuore ad accogliere Gesù. Sempre presente, desiderata e richiesta è anche la bancarella della solidarietà, dove è pronta l'esposizione di diversi manufatti realizzati da tutti i bambini della scuola e di vari prodotti creati dalle mamme. La novità è che saranno proprio gli scoiattoli che mercoledì 19 e giovedì 20 venderanno le varie creazioni. Lo spettacolo sarà venerdì 21 alle 15 per la scuola dell'infanzia e alle 16 per la sezione primavera. Poi dopo quando siamo pronti per fare lo spettacolo ci vedono le mamme, il papà e lì ci abbiamo inventato la poesia. Quest'anno la poesia è stata composta dai poeti elefanti, quindi se siete curiosi di sentirla, non mancate a questo appuntamento. Questa settimana si è svolto un altro importante incontro tra alcuni allievi della primaria e della secondaria, che si sono recati alle case di riposo di Foncino e Orzinuovi per portare gli auguri della scuola agli ospiti. Vediamo il servizio. Grazie per la linea. Siamo in collegamento da Foncino. Ci raccontate questa iniziativa? Abbiamo deciso anche quest'anno di ospitarvi e di dare la possibilità a tutti i nostri ospiti di passare una bella mattinata con voi emozionandoci. Ci avete emozionato. Per i nostri nonni è importantissimo il Natale e condividerlo con voi bambini è una gioia ancora più grande. Come avete vissuto questo scambio di auguri?
Ottimo, cioè tutti i bimbi e le bimbe hanno portato allegria. Come vi state preparando al Natale? Facciamo dei lavoretti e ci prepariamo proprio con tanta gioia. Grazie. Ricordiamo tutti che a partire da questa sera iniziano gli immancabili appuntamenti con i saggi di Natale che vedranno via via protagonisti tutti gli studenti della nostra scuola. Potete leggere proprio qui le date e gli orari. Domenica 9 dicembre la compagnia teatrale del QDV è esibita al Teatro Sociale di Brescia con l'ultimo musical Ascolta con il tuo cuore, nell'ambito di una giornata contro la violenza sulle donne organizzata dall'associazione HOPE. Erano presenti circa 600 spettatori. Per i componenti del QDV è stata una soddisfazione festeggiare il 10° anniversario della fondazione con questo spettacolo. Ma Elena e Maria Vittoria è tutto. Ma proprio tutto? No, volevamo ringraziarvi per il vostro affetto. La prima puntata del TG Campus ha infatti ricevuto 4.300 visualizzazioni. Alla prossima settimana!